Oh, dai, balliamo! Ti giri, ma è impazzita la videocamera. Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Shabby chic, shabby chic. Lo so che aspettavate tanto che dicessi questa parola proprio ad apertura video, perché ovviamente la mia cucina è l'emblema dello shabby chic, vero? Io sono qua per farvi il video del mio tour, home tour sezione cucina. Quindi non so, kitchen tour. Cosa c'è nella mia cucina? Vieni a vedere la mia cucina, il giro della cucina, insomma, decidete voi come chiamare questo video. Qualche mese fa vi ho fatto il video home tour, che se non avete visto ve lo lascio nel box informazione, e in quel video vi ho fatto vedere un po' tutta la casa, però non nel dettaglio la cucina, quindi adesso vi voglio far vedere questa cosa, proprio cosa c'è proprio nei mobili. Curiosare e scoprire tutti gli scheletri nell'armadio della mia cucina. Vabbè, scherzo, perché in tanti mi avete chiesto anche di vedere proprio cosa c'è nelle mie dispense, nei miei mobili, e vi dico la verità, ho fatto questo video in particolare perché vi voglio chiedere dei consigli, perché ho la fortuna di avere centinaia di migliaia di persone che mi seguono e voglio sfruttare la vostra esperienza, che voi siete molto molto più brave di me, e vi voglio chiedere dei consigli su delle modifiche che voglio apportare, appunto voglio arricchire un po' la cucina. Veramente voi mi aiutate tantissimo nei commenti, quindi adesso vi faccio vedere, man mano vi chiederò i consigli, ma prima di iniziare vi voglio dire chi ha vinto il giveaway su Facebook, l'ultimo che abbiamo fatto dei prodotti bio. Federica Massari, che è il nome che ho estratto, e comunque ve lo lascio anche qua scritto in sovraimpressione. Mi raccomando, scrivimi una mail privata. Vi ringrazio tutti per aver partecipato e vi dico che il prossimo giveaway ci sarà sul mio blog www.caritadolce.com e come al solito seguitemi su tutti i social, perché sapete che io faccio tantissimo questi giveaway, mi piace tanto tanto ogni tanto premiarvi, insomma ricambiarvi del vostro affetto con dei piccoli pensierini di cosmetici bio e comunici, quindi seguitemi sia su Twitter, sia su Facebook, sia su Instagram, un po' ovunque. E quindi iniziamo subito. E ho messo anche questo grembiulino appunto per far vedere che io sono proprio una cuoca perfetta, ragazze, proprio perfetta. No, veramente, però mi piace tantissimo cucinare, quindi perciò ho messo questo mantesino detto a Napoli con lo tavolino che devo togliere. Qua c'è l'acqua, non ci fate caso, qua c'è il mio cellulare. Vi ho fatto anche il video cosa c'è nel mio iPhone, se lo volete vedere. Comunque, come al solito, vi lascio tutti i link dei video utili nei box informazione. E qua ci sono delle cose che, cioè, sto tavolino, non immaginatelo, deve sparire. Questa televisione è bellissima perché praticamente qua non è collegata perché non c'è l'antenna, quindi è così tipo soprammobile, ma vabbè, lasciamo stare. Quella è una Magic Ball. Scherzando, è tipo una damigiana dipinta che mi ha fatto mia madre. Tutto quello che vedete in questa cucina, la maggior parte ha fatto tutto mia madre, che è una santa ed è bravissima. E qua vi dicevo, ci sono un po' di cose che devono sparire perché sto tavolino è provvisorio, ci metto qua le cose quando registro i video nella mia cucina, tipo di cosmetici, eccetera. Poggio qua tutte le cosettine, quindi devo vedere un po' di farlo sparire. E infatti c'è lo specchio, c'è però questo fornetto mi è molto molto utile perché io quello là non lo uso tanto perché così non si sporca, sono furba ragazzi. E uso questo qua che è un fornellino così di battaglia e consuma anche meno corrente. In effetti io qua vorrei mettere altri mobili in continuazione a questi qua, ne vorrei mettere altri anche da questo lato, di modo da sfruttare anche questa parete e magari togliere questo tavolino, quindi nel caso in cui mangiare sullo snack e poi per un pranzo o più così mangiare fuori dove c'ho il tavolo fuori. Quello da pranzo proprio, quindi mi sapete voi nei commenti che ne pensate. Questo qua l'ha fatto mia mamma sopra ed è appunto un copritavolo, insomma con il volant, tutto shabby chic di questo colore, super shabby. Ho al centro un centrino, io sono veramente patita di centrini, anche questo centrino l'ha fatto lei, tutto a mano, lo adoro. E ci ho messo un po' un cesto di arance e mandarini che io mangio spessissimo, sapete che sono ricchi di vitamina C, eccetera, sono quelli del nostro alberello. E poi qua anche sulle sedie ci ho fatto fare i copricuscini della stessa fantasia. Poi qua c'è il mio frigo. Il frigo è la prima cosa della cucina che ho comprato, che piaceva il colore. Io questa cucina la immaginavo nella mia testa proprio così. Cioè, non è molto grande la cucina, però è molto molto carina ed è quadrata, quindi comunque c'è spazio dentro per fare un giretto di ballo nella cucina si può fare. Il colore chiaro, appunto, perché ho già in mente di fare tutta la cucina chiara, quindi l'ho abbinato così. Cosa c'è nel mio frigo? Questa è una calamitina che ci ho messo io. Sopra le ciambelline, troppo troppo bellina.
porta anche al congelatore. Cosa c'è nel mio frigo? Vi ho fatto il video di cosa c'è nel mio frigo, quindi potete guardare quello là, anche perché adesso se lo apro praticamente mi mangio il frigo perché è vuoto. Questo magnifico snack che ha fatto mio padre, è un vecchio snack, noi ricicliamo tantissimo le cose. Considerate che a casa mia non si butta mai niente, tipo mobili e cose insomma che potrebbero servire, si conserva tutto e si ricicla. È proprio questa la filosofia dello shabby chic, cioè cose antiche magari riadattarle, renderle un po' moderne, quindi è un misto fra antico e moderno ed è appunto l'arte del riciclo un po'. E questo qua è stato riciclato da lui, è stato appunto verniciato in questo modo shabby chic, quindi con questo fatto che esce fuori un po' del colore suo di legno. E anche questo sgabello prima era di un altro colore, lui l'ha verniciato bianco, solito cuscino fatto da mamma della stessa fantasia. Qua c'è una tovaglietta che io ho utilizzato perché ho fatto colazione, quindi l'ho lasciata qua. E poi qua le tende magnifiche che mi ha regalato mamma, le ha fatte lei, appunto tutto fatto da lei, ha comprato la stoffa e l'ha fatte, e mi piacciono tantissimo, sia il colore, poi ci sono tutti i cuoricini, mi piacciono veramente tanto. Questo è un cestino in cui ci tengo le patate, questi sono i limoni del nostro orticello, quindi limoni bio. Là c'è un altro cestino, sono patita di cestini, io veramente pazzisco. Da questo lato invece ci sono tutti praticamente mobili della cucina. Qua sopra ci sono un po' di cosine varie, questo è un tè, queste sono delle cose carine, cose che mi ha regalato una ragazza che ringrazio tantissimo, strofinaccia qua, là ci sono dei tegamini molto carini, qua degli altri strofinaccia, sono molto molto patita dei panni in microfibra, come vi dico sempre. Qua ci sono dei piccoli elettrodomestici che, vi dico la verità, non mi piace neanche tenerli qua, però non so dove metterli, quindi per ora li tengo qua. Un domani che farò anche per questo altri mobili qua della cucina, potrò mettere tutto nei mobili. Qua c'ho un po' le cose tutte accatastate, adesso vi faccio vedere. Qua vabbè c'ho i piatti e i bicchieri, lo scolatoio. Qua si accende la lucina qua sotto. Questo qua è tipo un tagliere che viene così per... Non c'entrava lo sgocciolatoio, solo due vaschette qua, di modo per poggiarci i piatti. Io lo tolgo. Oh, oddio, io la puoi darmi. Vabbè. Questo qua è il rubinetto che io amo tantissimo, così dorato, veramente lo sognavo proprio sto rubinetto così. E qua poi ci ho messo i tappetini, prima non ce l'avevo nell'altro video, adesso li ho messi. E qua c'ho lo fuoco a 5, che è una cosa fantastica, ragazze. Veramente non c'è una cosa più bella di avere il fuoco a 5, ci vanno tutte le pentole sopra. Non so come si faccia ad avere quello a 4, adesso non mi troverei più. Io ho comprato tutti questi qua, tutti bianchi, ovviamente poggiamestoli. Questa è la cappa, appunto. E poi qua sotto ci sono i cassetti, tutte le forchette, ovviamente tutto possibilmente bianco. Vedete? Questo è bianco, questo è bianco. Sono malattie proprio. Questo è nero, però sta nascosto sotto a questo che è bianco, quindi va bene. E vari strofinacci. Questi c'ho dove poggio le cose calde, le cannucce, vabbè, si può chiudere. Poi qua sotto c'ho tutte le mie spezie. Voi sapete che io sono patita di spezie, sia nei video di cucina che vi faccio sul mio secondo canale, sia nelle ricette cosmetiche. Spesso utilizzo le spezie. E spezie, le spezie qua ce ne sono veramente tante. Ci sono anche delle tovaglie, le mandorle, le noci, un po' di frutta secca, il caffè, la grattugia, il curry, varie spezie, vabbè, gli utili, il peperoncino, vabbè, che è la mia spezia preferita, sesamo, cacao, vabbè, la truvia, un po' di tutto, insomma, qua. Tutte queste cose che uso spesso quando cucino. Qua ci sono le pentole, vedete che stanno un po' accatastate, ho cercato di dargli un ordine perché davvero non so come sistemarle. E ne ho poche perché non posso comprarne altre perché non so dove metterle, quindi perché io sono fissata per i contenitori, ad esempio mi avanza qualcosa, lo metto nei contenitori, lo conservo nel frigo, insomma tutte, non lascio mai nulla nelle cose di latta, quindi ne ho tantissimi. Questa cucina è fatta così, c'è una bella cosa, cioè che quando la chiudi spingi e si chiude da sola, vedete, non sbatte, quindi non la devi accompagnare, la devi spingere. Ci ho messo tipo un mese per capire sta cosa, ma vabbè, ci sono riuscita. Fare cose shabby, questo è il mio angolino shabby, lo adoro troppo, ragazze. Zucchero di canna, caffè e tazze che uso più per bellezza. Oppure, vabbè, proprio se viene qualcuno che mi sta molto simpatico, offro una tazza di tè qua dentro. L'ha fatti mia mamma, anche questi qua, con i ferri.
Poi qua sopra, allora qua non ci va niente. Io poi ho messo questa spugnettina perché sennò urta e si scassa. Sta cucina è proprio incastrata qua dentro, quindi è molto molto sacrificata. Qua non ci andava nulla. L'unica cosa, ci ho messo un po' queste tazzine, tutte proprio in bilico. In bilico! Botoline che utilizzo più che altro per i cosmetici, per le ricette cosmetiche. E poi qua, cassettini praticamente inutili perché non si vede cosa c'è dentro, vabbè. Poi ci sono queste qua, delle tazzine che adoro tanto, rosa, qua anche una piccola pirofila, queste tazzine, queste cose le adoro, veramente sono super shabby così, questi colori pastello, questo lo adoro troppo. Veramente non mi ricordo dove l'ho comprato, penso di averlo fatto vedere in qualche video di acquisti. Informazione, vi lascio i link dei video perché tante di queste cose che vedete io le ho mostrate in dei video di acquisti per la casa, quindi vi lascio i link casomai così andate a vedere, perché adesso non ricordo. Là invece avevo detto dove le avevo comprati. Questo è il mio forno a microonde che mi ha regalato mio padre, bianco, lo adoro tantissimo. E piccolo cuoricino che avevamo comprato da Tiger, ricordate? Nell'ultimo video ve l'avevamo fatto vedere mia sorella. Questo è il top sbagliato, me lo devono venire a cambiare, vedete che è diverso. Vabbè, io sto ancora aspettando. Forno che è bellissimo, le mie pantofole ancora rotte, come avete visto dall'ultimo video vlog, le pantofole sono ancora rotte. Bene sì, non ho i soldi per comprarne altre, ragazzi, sono disperata. Guardate la furbizia, ci ho messo tutti i ruoti, le pirofile, i tegami, insomma, in italiano ruoto significa tegame. Li ho messi tutti qua dentro perché non ho altro spazio in cui metterli, quindi li ho messi qua dentro. Quando poi devo accendere il forno lo svuoto, ma il pericolo non c'è. Perché io non lo accendo mai, perché non puoi farle di pulirlo, yeah! Poi qua sotto, ragazze, questo è il mio cassetto preferito dove tengo tutte le cose per colazione, eccetera. Qua c'ho tutte le mie tovagliette, alcune, perché poi ne ho anche altre, io sono patita di tovagliette. Le cose che vi faccio vedere nei miei video di shopping al supermercato, eccetera. Tutti i cibi buoni, con buoni ingredienti. C'ho il cioccolato fondente, c'ho la farina di riso, i cereali d'avena per il porridge, i cereali integrali, i frollini, questi qua che mi piacciono tanto come questo cioccolato, le wasa, le fette wasa che adoro follemente. Questi qua sono troppo troppo buoni, ragazzi, sono tipo sfogliatine di riso e mais, sembrano tipo i puff, sono troppo troppo buoni, sono senza grassi. Le gallette di riso, poi questi cereali qua che adoro troppo, mamma mia, ne vado proprio giusta. Queste altre gallette al cioccolato, queste qua compriamo da Lidl, troppo troppo buone. La farina d'avena che l'adoro follemente, ci faccio il porridge, eccetera, tante cose buone. I muffin, questi qua che mi avete visto di mangiare nell'ultimo vlog, mi avete detto dove li compro, al supermercato. Io li compro alla Coppa e sono buoni perché sono una delle poche merendine che non ha olio di palma e non ha schifezze dentro, insomma sono abbastanza accettabili. L'ho fatto vedere, no, mi sa di no. Fagioli, ad esempio, questi qua mi piacciono tanto, sono quelli del Carrefour. Sono i legumi, e quindi un po' di legumi, queste cose qua. Ne ho tutte, ne ho solo alcune perché altre ce l'ho a casa mia vecchia e non so, non me le porto perché non so dove metterle. Comunque vabbè, il tè verde, varie tisane che devo un poco così stringere. Questo è un cestello che si chiude proprio a stento. Ah, è sotto, non vi ho fatto vedere. L'olio extravergine d'oliva, la Coca-Cola che fa male, non si deve bere. Poi il latte di soia, il latte di avena che adoro, varie pomarole bio, queste qua, l'aceto, altro olio, la salsa di soia, ok, vari condimenti, insomma. Non ho fatto vedere qua sopra cosa c'è, ci sono i piatti che là non ci vanno. Praticamente questo è tutto un servizio di piatti che io vi feci vedere sempre in un video di acquisti che avevo comprato da Maison du Monde, se non ero, sono bellissimi. Andate a vedere quel video, comunque sono stupendi. Ma li tengo qua perché non so dove metterli. Altri piatti qua, vedete come sta tutto accatastato qua dentro. Veramente non si capisce un tubo, le ciotoline, c'è il frullatore. Comunque devo un po', ho bisogno di altri mobili. E qua per finire, qua anche questo cassetto non si chiude, troppa roba. Qua c'ho tutte le cose di praticamente di pasta e robe del genere. Le farine, farina integrale bio, poi c'ho il riso per sushi, poi c'ho altra farina, queste che sono delle zuppe, legumi, lenticchie, molto buona. Poi c'ho la farina di ceci, poi c'ho questo grano e quinoa, poi c'ho il couscous, riso basmati che mi piace tantissimo. Questo è un'altra zuppa di riso e lenticchie, riso integrale è molto molto buona, farina di ceci, i noodles, altra farina, riso basmati che io adoro tanto tanto tanto, come vi dico sempre, altra farina integrale. E qua ci sono alcuni legumi bontà bio, questi me l'ha comprati mia mamma, lenticchie,
e ci sono anche i ceci più in fondo. Invece qua c'è la pasta. Io sto provando in questo periodo queste qua, le Chicco integrali, che ho comprato al supermercato. Mi sembrano abbastanza buoni. Poi ci sono queste qua di garofalo, gnocchetti. Come sapete, io mangio sia pasta integrale che bianca. Sempre integrale e garofalo, sono buonissime. Queste pappardelle le adoro. La integrale, le nuove, non c'è male. Poi la farfalla è il mio tipo di pasta preferito in assoluto. Poi la mafalda corta. Comunque io mangio molta pasta, quindi ho molta pasta. E pure queste qua ho provato. Queste qua di misura, sempre integrale, una gemme di grano, i tortiglioni, farfalle. Oddio, io le adoro. Queste qua sono quelle là che compro al Lidl. Vabbè, adesso devo mettere tutto a posto. Comunque, in questo cassetto ci stanno 8 kg di pasta. Quindi ragazze, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un po' della mia cucina, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, datemi tanti consigli nei commenti, i vostri consigli sono veramente oro per me, datemi dei consigli su qualsiasi cosa che vi viene in mente che potrebbe essere utile, se vi piace secondo voi l'idea qua di mettere altri mobili, di comprare qualche altro mobile sempre dello stesso stile della cucina e quindi sistemare un po' altre cose che qua non ci vanno. E soprattutto ragazze, io non ho la lavastoviglie ed è una cosa molto molto negativa, perché praticamente sto sempre a lavare i piatti, che è una rottura di palle. Poi perché non amo vedere i piatti nel lavandino sporchi, quindi ogni volta che mangio o a colazione, a merenda, perché poi sapete io mi preparo tutte le mie belle colazioni, me ne sporco tante cose, però non so dove metterla perché chiaramente non c'è spazio, quindi consigliatemi secondo voi come posso fare. Forse la dovrei mettere qua e spostare questi mobili da qua, insomma consigliatemi voi. Poi soprattutto se ne vale la pena prenderla lavastoviglie, voi come vi trovate, quale vi consigliate, insomma io vi ringrazio tantissimo se mi lascerete tanti commenti e fatemi sapere anche se volete il video room tour, quindi il tour della mia stanza, mia camera da letto, mettete un bel pollice in su se lo volete, così se raggiungo tanti like lo faccio subitissimo. Io vi mando un bacio grande 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 da Calita Dolce, è tutto dalla cucina Shabby Chic anche, ciao ciao, al prossimo video. Muah!